Benvenuti ragazzi, benvenuti. Stefanello vi deve dire una cosa. Vabbè, ciao a tutti ragazzi, bentornati nel canale Giocone XVapo. Stasera siamo solo io e il Visello, perché il Giocone ce l'aveva da fare e quindi ci ha lasciato qua da soli. Casa sua, vita mia. Quest'oggi vi faremo il COG by Wotofo. Eccoci qua ragazzi con il COG RTA by Wotofo, atomizzatore MTL prodotto in collaborazione con SuckMyMod, youtuber americano. Solita scatolina Wotofo con il contenuto della confezione, l'atomizzatore, delle strip da 2,5 di cotone, una fluse Clapton, un cacciavite, un O-ring, il manuale, scratch and check per l'originalità e le avvertenze che abbiamo sempre sulle scatoline degli atomizzatori, che oramai non sto più neanche a dirlo. Allora, qua io mi sono già preparato una coil, il NI 80 28 gauge. All'interno della confezione, come riporta scritto sulla scatola, abbiamo cacciavitino a stella, che per essere un cacciavitino piccolo è molto funzionale, strip di cotone diametro 2,5, una dual core fused Clapton 30x2 più 38, classiche complesse che si utilizzano recentemente per la guancia, coil in NI 80 28 gauge su punta da 2,5 per un valore ohmico di 1,2, o-ring di ricambio, viti di ricambio, questo fogliettino che vi illustra l'atomizzatore e qua vi fa vedere anche come pulirlo, smontarlo completamente per poterlo pulire. Librettino di istruzioni. Benissimo, passiamo a vedere come è costruito l'atom. Capacità del tank 3 ml, tank prodotto in plastica o comunque materiale plastico molto resistente, 22 di diametro, altezza 34 mm escluso il drip tip, aria dal basso con un sistema molto particolare ad ingranaggio che possiamo vedere, con una regolazione d'aria che va dall'1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2. Però è contrapposta, perché voi avete un naso all'aria qui e un naso all'aria qui. Il foro da 1,2 in realtà non è 1,2, ma è 2,4. Pin abbastanza sporgente, simbolo Wotofo. Andiamo a smontarlo. Abbiamo un deck a lamelle molto molto comodo da rigenerare, con le molle che vanno a schiacciare. Questa è una delle particolarità di questo atomizzatore, che sono veramente veramente eccezionali, perché hanno una facilità di rigenerazione a portata di bambino. Unico foro aria, non so dirvi quanto sia, asole per il liquido. Il tank, abbiamo un cap bello stondato e qui, come vi faceva vedere nel librettino illustrativo, potete smontare interamente questa parte qua, quindi con un cacciavite aprite qui e potete smontare interamente l'atom per la pulizia. Io ci andrò a fare un 6 spire di NI 80 28 gauge. Ora che abbiamo fissato la coil, la centro e lo abbasso, vedete, rimane piuttosto alta. Purtroppo questo atomizzatore ha un difetto, che avendo di fatto la campana molto molto piccola, se lasciate la coil così alta vi schizza parecchio liquido, quindi dobbiamo abbassare la resistenza. Ovviamente ne risentirà l'it, perché avvicinando la resistenza al foro aria andremo a diminuire l'it. Ora vado a tagliare le eccedenze di filo. Ora che ho cotonato, andiamo a tagliare l'eccedenza. Io taglio sempre a livello del deck. Ok, ora mettiamo dentro il cotone. Asole cotone molto molto abbondanti. Ora lo bagniamo con il Kentucky Leaf della tabaccheria. Ricordo, liquidi progettati per PodMod o per prodotti all in one. Quando chiudete,
il cap, dovete sollevare leggermente in questo modo il drip tip, perché sennò non riuscirete a chiudere bene l'atomizzatore. Una volta avvitato, rispingete in giù il drip tip. Benissimo ragazzi, ci vediamo con la mia testa pelata per la prova di svapo. Ma come avete potuto vedere dalla visione dall'alto, atomino piccolino in plastica, tutto sommato non è male. Allora, Atom, tanto discusso già sul web, perché comunque l'aria non è un'aria, diciamo, a portata di noi italiani o come siamo abituati noi alla concezione dell'MTL. Ovviamente i fori, avendo una doppia asola, sono contrapposti, quindi è un foro da 1 e 2, no, è un foro da 2 e 4, 1 e 2, 1 e 2. E la cosa che quando giri si percepisce poco la differenza d'aria, alcuni hanno detto che non si sente minimamente, io la percepisco. Comunque, atomizzatore bellino per chi deve iniziare a swappare in MTL con un rigenerabile, perché comunque ha un deck molto molto semplice da rigenerare, e poi comunque è un prodottino che costa poco, prodotto che addolcisce veramente veramente tanto, perché qua dentro ci ho sentito dei latacchi a venire fuori, una cosa dolce che non mi immaginavo mai e poi mai. Qua dentro c'ho il Kentucky Leaf della tabaccheria, mentre io c'ho il Cherry Booms 16 watt 0,83 come coil. Si sente la parte tabaccosa, però comunque tende il dolce anche sul Kentucky. Io invece ho una 0,91 a 14 watt e lo Cherry Booms si sente bene, c'è quella punta di tabacco leggera, ma comunque principalmente è dolce. Devo dire che lo Cherry Booms di TNT qua dentro esce veramente veramente bene. Sì, anche il Kentucky non è male, perde un po' però quella nota affumicata. Sì. Quella la perde. Sì. Io ci ho provato svariati Fire Cooled, tendevano tutti al dolce. Ci ho provato il Caribbean di Hazard e devo dire che esce fuori divinamente, perché addolcendo tanto quello esce fuori veramente bene, come esce buono, esce veramente bene, bene lo Cherry Booms. Perché rimane quella nota tabaccosa, ma viene fuori molto bene la ciliegia. Del resto, cioè, il designer comunque è stato fatto in collaborazione con un youtuber americano. Loro la concezione di MTL non è proprio vero MTL, secondo me è più da flavor. Sì, loro hanno il tiro di guancia che è un mezzo polmone. Comunque, atomino, atomizzatore abbastanza bellino. Sì, leggero, facile da rigenerare, lo mettete un po' dove volete, adesso noi qui abbiamo sulla Aegis solo. Ci sta bene perché comunque non è troppo lungo, e quindi tenendo in mano la box l'atomizzatore rimane giusto, il giusto fuori. Anche a me piace come facilità di rigenerazione, come, diciamo, resa aromatica, perché a me i tabaccosi piacciono dolci principalmente, e quindi va bene per quelli che sono i miei gusti. E come diceva lui, sono d'accordo per chi magari ha sempre svapato con coil prefatte, vuole iniziare a rigenerare, con questo è molto facile, perché il deck ha, svitando le viti, vengono su le piastrine con delle molle e non devi stare lì a tenere il filo, a tenere la piastrina, a cercare di litigare per mettere il filo, butti dentro, avviti ed è a posto. È un attimo. Eccezionale. Okay. Niente ragazzi. Non abbiamo nessun'altra cosa da aggiungere. Certo, noi italiani siamo abituati a degli MTL di fascia molto più superiore e un altro genere di tiro. Sì, più chiuso rispetto a questo. Però per 30 euro, e se volete soprattutto un atomizzatore che, anche se cade, non succede nulla, o comunque, cioè, è plastica. Plastica. Va più che bene. Bene, con questo vi salutiamo, vi ricordo di seguirci su tutti i social,
Ringraziamo Wotofo che ci ha dato la possibilità di recensire questo prodotto. Con l'ultima sbavata mia, ci vediamo al prossimo video. Va bene, ciao. Okay.